Buongiorno, sono Ramdane, sono della Unification Sanctuary Italia. Ho incontrato il movimento dell'unificazione a Parigi e in Francia nel 1972. Ho studiato il principio divino, l'insegnamento centrale del Reverendo Chan Myint Moon, tra i suoi 8 grandi libri di testo. Il principio divino insegna chiaramente che Dio esiste, spiega perché l'umanità non poteva essere sotto Dio a causa della caduta dei nostri antenati nel giardino. Spiega anche che la caduta è un atto sessuale al di fuori del principio. È un messaggio stimolante e allo stesso tempo un messaggio sfidante. Insegna il vero messaggio di Gesù, scritto nella Bibbia, non come un messaggio o un insegnamento religioso che noi conosciamo, ma il richiamo di Dio per costruire il suo regno sulla terra in qualsiasi momento, anche ora. Per la prima volta la mia mente, il mio spirito hanno iniziato a respirare un'aria pura. È un insegnamento chiaro, logico, che non ho trovato in nessuno altro posto. Io vi incoraggio a studiare il principio divino, vi incoraggio a studiare veramente chi è il Reverendo Moon e diffidarsi del criticismo che c'è intorno, ma a scoprire la figura del Reverendo Moon. Vi lascerò il link sulle informazioni di questo video. Pertanto, dopodiché ho concluso e accettato che Chan Myint Moon è il ritorno di Cristo. E oltre mezzo secolo dopo, ora, adesso, sono grato di essere qui e grato a Cristo per la sua guida ricevuta. Non rimpiango questa mia scelta. Tuttavia, dopo la morte di Reverendo Moon, una cosa triste. Un colpo di Stato ha avuto luogo nei confronti del successore ed erede di Reverendo Chan Myint Moon. Sì, un cambiamento storico. C'è stato un colpo di Stato verso il successore di Reverendo Moon. Entro poche settimane dopo la morte di Reverendo Moon, Yongjin Chan Moon, il successore ed erede del Reverendo Chan Myint Moon, fu espulso nel deserto. Fu derubato di tutte le posizioni che suo padre aveva lasciato su di lui e infine falsamente accusato di disobbedienza. L'erede e successore di Reverend Moon era pronto a rinunciare a tutto, le posizioni e tutti i beni, per proteggere gli scritti e l'eredità di suo padre Chan Myint Moon. Secondo il santuario dell'unificazione, prima di licenziarlo, la Federazione delle Famiglie ci ha approvato con il metodo arcangelico. O meglio, Yongjin Chan Moon furono offerte posizioni e ricchezze, a condizione che si adeguasse alle modifiche eretiche degli insegnamenti di base e
teologia del Reverend Moon, che molti credono, che molti credono essere una profanazione all'eredità di suo padre. Lo stesso giorno, quando padre Moon si trovava tra la vita e la morte nell'ospedale, Hak Jahan aveva in mente di cambiare i testi sacri di Reverend Moon. Il padre Moon stesso ci ha detto tantissime volte nei suoi discorsi, ci ha detto di non cambiare il suo insegnamento, perché sono i libri di testo per la salvezza dell'umanità. Bene, Hak Jahan, la ex moglie di Reverend Moon, ha cambiato questi testi sacri per abbinarli alla sua nuova teologia, proclamandosi di essere senza peccato originale, di essere Dio, Messia e figlia unigenita. E figlia unigenita, senza peccato. Dolorosamente, Hak Jahan, la ex moglie di Reverend Moon, ha rinnegato la sua unità con le proclamazioni, le scritture ufficiali e il desiderio di Reverend Moon al riguardo il suo erede e successore. Per noi è chiaro che il ritorno di Cristo, come spiegato nel principio divino, è un uomo, non una donna, è un individuo, non una coppia. Cristo deve trovare, quando ritorna, deve trovare una sposa dal mondo satanico, educarla e riportarla in uno stadio di perfezione. Non c'è alcun miracolo nel principio di restaurazione di Dio. È al lavoro come un orologio, senza riguardo a posizione o nomi. Concludendo, direi che dietro la mente della ex moglie di Reverend Moon ci sono forze malvagie che vogliono eliminare l'insegnamento originale e le tradizioni di Reverend Moon, ma soprattutto l'obiettivo principale era di eliminare l'erede e il successore di Reverend Moon. Dunque, lo scopo di questo clip, di questo video, è informare sia i membri della Federazione delle Famiglie che i non membri su quello che Hak Jahan sta promuovendo. In verità, sta solo promuovendo se stessa e la sua tribù Han. Una promozione radicalmente all'opposto dell'insegnamento di Reverend Moon.